Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi domenica davvero bellissima e quindi ho detto vabbè, andiamo a farci un giretto abbastanza corto, neanche un centinaio di chilometri, diciamo un 200 chilometri qua in zona. Andrò a fare, ragazzi, il passo del Vivione e colgo l'occasione oggi per presentarvi delle nuove cose, soprattutto quello che penso che darà il titolo al video, ovvero il nuovo casco. Infatti ho preso un nuovo casco, ma ve lo presenterò in contesti un po' più belli di questa strada. E niente, comunque faccio questi chilometri prima della partenza. Siamo a 3 settimane in teoria dalla partenza del viaggio di 2 settimane, quindi mancano 3 settimane appunto. 3 settimane che saranno sicuramente un conto alla rovescia, visto che non vedo l'ora. Mi serve anche comunque questo pochi giorni di svago e di ferie, di relax. Comunque per me viaggiare è comunque anche un po' un relax, oltre che comunque tra virgolette un secondo lavoro, visto che comunque porto contenuti, ma questo lo faccio per passione, come vi ho sempre detto. Comunque prima di partire ho un paio di settimane per fare un migliaio di chilometri, visto che ho fatto un po' di manutenzione alla moto, ho fatto fare straordinaria, perché siamo andati a cambiare la catena, ho fatto cambiare le gomme, che quelle che avevano erano ancora buone, quindi le ho tenute. Però siccome questo viaggio che farò è lungo, ho preferito partire con delle gomme nuove. Però farò 1000 chilometri appunto, cercherò di fare almeno 1000 chilometri, e per appunto fare un po' di rodaggio alla catena nuova. Eccoci, ultimo pezzo del passo della Presolana. Che avrete visto 1000 volte sul mio canale, quindi non sono stato lì a riprendere tutto. Passo Presolana. Temperatura gradevolissima, siamo a 21 gradi e si sta davvero da Dio. E qua siamo in Val di Scalve, ragazzi. Qua per me c'è uno degli scorci più belli d'Italia forse. Ma che spettacolo! Guardate qua che spettacolo, una cartolina questa, è una cartolina ogni volta che ci passo. Eccoci ragazzi in quel di Schilpario, ora si sale verso il passo del Vivione. We'll be right back.
il passo del Viviere. Che spettacolo, la pace. Qua c'è la pace. C'è la pace. Bellissimo, 18 gradi ragazzi, l'ideale 18 gradi. Ah, che bel freschino c'è. Eccoci ragazzi, vi presento il nuovo casco, questo Aero Commander. Un casco touring, diciamo, touring. Abbiamo tutto, visierino, parasole, visiera, predisposizione per pillock che vi danno in confezione del casco. Poi in confezione ci sono anche attacchi GoPro da mettere qua. Questo visierino si può togliere volendo, quindi possiamo trasformarlo in casco integrale. E niente, qua vedete che ho un attacco GoPro, e questo è il casco. Vi dirò comunque più avanti come mi ci sto trovando. Per il momento mi sembra un ottimo casco, molto leggero anche, quindi interessante. E questo è l'Aero Commander al passo del Vivione, ragazzi. E c'è chi dice che ha problemi con l'interfono installato alle orecchie, e adesso vedremo, appena lo installerò vi farò sapere. Comunque primo impatto mi sembra davvero un bel casco, ben fatto, leggerissimo, perché è molto leggero, quindi ottimo. Volendo si può staccare la visiera per mettere anche le mascherine, quelle da off-road, e trasformarlo anche in un casco off-road. Quindi possiamo togliere questo visierino, il parasole qua, e trasformarlo in un casco integrale, oppure lasciare il parasole, togliere la visiera e trasformarlo in un casco da off-road, diciamo. Quindi passo del Vivione, guardate qua che bello. Ci ho dormito più volte anche in tenda. Davvero davvero bello, quando passava il Giro d'Italia, quando una volta all'anno si veniva su sempre, anche quando ero piccolino, e non mi posso far mancare salire su qua tutti gli anni, ragazzi, quindi anche quest'anno si sale. Viene qua, si prende una bella boccata d'aria. Ecco ragazzi, prima di chiudere il video non vi posso non dire di passare, che bisogna passare qua ragazzi, se passate dalla Val di Scalve, Latteria Montana di Scalve, ok? E qua fanno una formagella ragazzi spettacolare, buonissima, ve la consiglio. La formagella che fanno qua è ineguagliabile, e se passate dai dintorni venite a prendervi una bella forma come faccio io, infatti ne ho presa una forma da portare a casa.
so che non durerà tanto, ma bella stagionata, ragazzi, buonissima. E qua ci troviamo nella frazione di Vin Maggiore di Scalve, frazione di Vin Minore, bellissimo. Paesino della mia infanzia, dove trascorrevo le estati, ragazzi, per quello che sono venuto su così. Che bello, ma che bello. Io da questa splendida valle che è la Val di Scalve vi saluto, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace. Spero che il video vi sia interessato, vi ho presentato un po' il casco nuovo in un contesto un po' diverso dal solito, e quindi niente, spero di non avervi annoiato, restate connessi perché vi porterò aggiornamenti sul casco, che per il momento mi sembra davvero comodo. E quindi da Vin Minore di Scalve è tutto, e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.